presidente dell'associazione Insieme per San Lorenzo, ma già presidente dell'associazione Insieme per San Lorenzo, il quale credo che abbia veramente bisogno di poca presentazione, al di là della fama accademica, ma proprio perché il suo PowerPoint parlerà di questa lunga storia, sempre che parla. Grazie, buonasera a tutti. Si sente? Allora, io vi faccio vedere mentre parlo, leggo anche un pochino perché non vorrei spezzare troppo i termini che mi sono stati dati sistematicamente. Vi faccio vedere anche qualche immagine che sono e che sono immagini d'epoca, sono quando Sant'Orso è rivenuto fuori in pubblico. E le immagini sono in parte, ecco questa è la più antica, le immagini sono in parte del periodo del 2007-2008 quando ottenemmo per la prima volta di entrare a vedere quello che era questo luogo chiuso da decenni. E nel marzo 2005 ottenemmo appunto l'associazione di Siena per San Lorenzo, era appena nata l'anno prima, dal curatore del fallimento del processo fallimentare che aveva interessato le ditte che curavano il restauro, di entrarci dentro. E che cosa vedete? Da queste immagini lo vedete abbastanza bene. Lo spettacolo fu impressionante, tipo The Day After per capirci. Dice, beh, anche ora non è granché, però all'epoca era veramente impressionante. All'ingresso, dopo il cancello di Via Panicale, per esempio, appena entrati trovavamo un fiume, se mi consentite la parola, di urina, dove galleggiavano dei molti fossi, portafogli, borsette, portachiavi, cose di questo tipo. Cioè erano i risultati degli scippi della zona che una volta svuotati del loro valore, i professionisti gettavano al di là del cancello e erano, diciamo, il biglietto da visita a noi che entrammo per la prima volta qua dentro. Ne aprimmo uno, era il borsellino di una pensionata, Santini, tessera della COP, biglietti dell'ATAF, ma i soldi ovviamente non c'erano più. Quando entrammo vedemmo questa sequenza di cortili, piazze, chiostre, tutto era chiuso da queste muraglie sfondate come occhiaie vuote, tonnellate di ponteggi un po' arrugginiti, detriti, pietrane, grate metalliche, ce ne sono ancora, ma ripeto, molto meno. E comunque acqua stagnante, bacce, rifiuti e il parcheggio sotterraneo, che è questo buco che vedete qui, e era allagato a metà, quindi c'era un bel laghetto trito. E la sensazione dei visitatori era angosciosa perché c'era la diffusa convinzione, diciamo, nel quartiere di un piano preordinato, cioè una specie di complottismo. I residenti allora, se interrogati, rispondevano come disco rotto, tutti quanti. E dice, se ci deve essere una pattumiera nel quartiere di San Lorenzo, si vede che è toccata a noi, insomma. Ci si sentiva, insomma, vittime di un sacrificio in nome della collettività. Nel 2008 si ottenne la rimozione dei ponteggi. Lo spettacolo non fu molto migliore perché le superfici esterne erano protette da questa terrificante rete che vedete. Poi vedrete anche, c'è un'immagine dove si vede anche lo spessore con la mano, che è destinata sì a consolidare il deterioramento delle superfici, ma che però ha un aspetto, tra l'altro è inamovibile, perché ci hanno spiegato i tecnici, se si rimuove c'è un disastro, crollamento tutto. Quindi purtroppo ha un aspetto terrificante che, insomma, aspetterà poi ai restauratori di rimettere a posto. Chi vi parla abitava all'epoca in via Guelfa, proprio di fronte, e mentre c'erano gli operatori del comune che smontavano i ponteggi, io una mattina io esco di casa e trovo gli addetti che si fermano, stanno scioperando, dicendo basta, noi non andiamo più avanti perché vogliamo condizioni di sicurezza. Allora gli chiesi, ma esattamente qual è il problema? Venga qua, me lo fecero vedere. Mi fecero vedere una decina di sacchi della lentezza di neri, alti un metro, pieni di sisi, che stavano sotto nell'intercapedine, diciamo, fra i ponteggi e il muro.
quindi si era creata questa zona di discarica e dopo 20 anni chiaramente questa roba si era accumulata. E i futuri visitatori del museo del 4024 apprezzerebbero di vedere questo reperto archeologico straordinario insieme alla tomba di Mona Lisa, no? Perché è un testimone del progresso anche economico della città, insomma, no? in questo chiaro. Ora, a parte questo, quando è cominciato tutto questo? Brevemente lo sappiamo un po' tutti. Nel 1955 l'immobile aveva dismesso l'antica funzione di manifattura tabacca iniziata dal Granduca nel 1818. Poi era stato adibito a residenza per i profughi istriani della guerra, in una condizione pietosa, centinaia di persone ammassate senza servizi, i singoli, come dire, ambienti erano separati da delle lenzuola, da degli stracci appesi. Poi siamo nel 75, il demanio affida al comune che a sua volta lo affida all'opera universitaria. Si cominciò a parlare di gli utilizzi del genere sede della deputazione di storia patria o di un museo della resistenza. Ma ammesso che fossero progetti sensati o qualche dubbio, sbarcarono nel giro di pochi anni. Dall'83 al 91 ci fu un abbandono totale. Poi ci fu la svolta, perché l'immobile fu passato, come è stato detto, all'intendenza di finanza, che aveva intenzione di fare il proprio comando. E avviarono questo restauro, chiamavano così, architettonico, urbanistico, molto, molto discutibile, anche perché fuori controllo c'era ovviamente il segreto militare, cose che contavano, quindi non c'era nessun controllo pubblico su quello che è accaduto. E che cos'è accaduto? Il cappotto, l'abbiamo già visto, tutto l'edificio è come immerso in questo catrame di cemento e di ferro, no? Come un bagno, dicono. E poi sono state anche modificate in maniera, per esempio, come vedete qua dietro, strutturale, anche le parti più antiche, quelle che erano un po' sopravvissute alla tabaccheria, insomma. E quindi nei chiostri, poi gli altri ambienti antichi, tipo il refettorio, qui c'è ancora un pezzetto. Quindi è stato manomesso in maniera molto, molto intrigante. A metà degli anni 90 c'è un ulteriore svolto. Come ho detto, la ditta che appaltava i lavori fallisce, fa causa alla... tralascio i dettagli, insomma, fa causa alla proprietà, quindi al demanio, e da allora tutto viene chiuso in maniera irreversibile, cioè con con i ponteggi che sequestrano l'immobile dalle vie adiacenti, senza contare che sono creati anche dei danni strutturali, perché i lavori, come l'USP eccetera, provocarono dei danni ai muri, alle zone, a tutte le strade adiacenti. Quindi l'intero comparto cosa succede? Si deprezza, si devalorizza, la gente se ne va via e tutto intorno nasce, e non è ancora del tutto estinto, un commercio abbastanza discutibile per qualità e anche per dal punto di vista istituzionale. Insomma, noi tentammo di porre all'ordine del giorno, a cominciare dal 2004, questo problema. Non solo noi, perché ci furono assemblee, ci furono discussioni, proposte, quindi la cosa venne fuori. Tentammo di contattare anche il proprietario, che era la Repubblica Italiana, che però era come la famosa galassia lontana del film, perché non rispondeva alle domande: ci fate vedere com'è, ci fate vedere la situazione? No, non si può, anzi non rispondevano nemmeno. Il cittadino era considerato rompi scatole, diciamo la parola tecnica. E la data del 21 ottobre Sant'Orsola la facemmo diventare piano piano una scadenza fissa per la popolazione del quartiere, organizzando tante proteste, discussioni e convegni, di tutto, mostre d'arte, concerti, tutto quello che poteva servire a focalizzare l'attenzione dei cittadini, dei residenti e delle istituzioni sul problema. Nel 2004, facciamo un passo indietro, effettivamente era stato siglato un accordo col Ministero per il passaggio alle istituzioni locali. Però tutto questo ritardò ancora e partì solo nel 2007
e poi prese, ci fu ancora ritardo, insomma, prese piede nei 2 anni a seguire. Cioè sostanzialmente il passo decisivo che noi avevamo sempre campeggiato proprio per la lontananza delle istituzioni centrali è stato il passaggio agli enti locali, cioè alla provincia, poi diventata città metropolitana e al comune, che nel frattempo aveva elaborato un piano strutturale che è stato decisivo per i progetti, e lo è ancora, per i progetti dell'edificio, perché il piano strutturale ha, fortunatamente, noi eravamo molto d'accordo, vietato determinate soluzioni tipo troppo privatistico o consumistico, cioè mettendo l'attenzione sempre su una destinazione di uso pubblico per i cittadini e per i visitatori. Il demanio continuava a far finta di nulla, poi finalmente dal 2009 appunto, la provincia fa un progetto molto dettagliato al quale parteciparono molte associazioni di quartiere attraverso un contatto continuo che elaborarono anche alcuni dettagli o dettero consigli eccetera, fra questi anche le mostre. Però i tempi furono molto lunghi, molto lunghi. Tant'è vero che Don Livi, il compianto priore della chiesa della Basilica San Lorenzo, entrò di un tempo poi in attrito con le istituzioni sollecitato per sollecitare la soluzione. E rimase famosa la frase che lui usò terrificante, cioè che Sant'Orso era il cancro del quartiere. E qualche anno dopo un artista boemo che si chiama Pisbaic, da tempo residente di appena residente a Firenze, si inventò un intervento spettacolare che colpiva i passanti e i turisti che passavano per via Guelfa e le stradine adiacenti, e cioè tappezzò tutto l'esterno di banconote, ovviamente finte, di migliaia di banconote in dollari, e per far capire, insomma, è ora di spendere questi soldi e spenderli bene, e per sollecitare anche questa cosa. Quindi una bella metafora dei 25 milioni che servivano e che non si trovavano, perché questo è il punto. La mobilitazione delle associazioni, dei cittadini, dei residenti e delle istituzioni andò ripetuta ancora per molti anni. Storia recente, 2 progetti sono saltati in una decina d'anni. Il primo probabilmente dovuto anche alla crisi economica generale, nel frattempo insorsa. E l'altro invece a motivo della scarsa affidabilità della ditta privata, della società privata che doveva effettuare i lavori, che poi invece ebbe disavventure giudiziarie piuttosto pesanti, e quindi nonostante lo sponsor famoso e celebre, cioè Andrea Bocelli, anche lì non si riuscì a fare. Quindi questa è la situazione di ora, con l'affidamento a questa società francese dell'Arterra, è l'esito finale, speriamo che si concretizzi quanto prima, di questo processo durato tutto questo tempo. E c'è un punto nel frattempo che voglio sottolineare. Nel frattempo era emersa anche un'altra questione di quartiere, cioè la questione del mercato ambulante. Lì ci furono attriti anche molto duri tra gli operatori economici, i cittadini, le associazioni e le istituzioni provinciali e comunali, perché la dislocazione diversa dell'ambulante, insomma, evidentemente creava vari problemi. Ebbene, perché cito questa cosa che apparentemente c'entra poco? La cito perché la chiave che l'associazione e anche le istituzioni credo abbiano sempre dato ai progetti di restauro è quella di finirla con l'idea di un edificio chiuso, cioè una fortezza, la Bastiglia, da prendere con la forza. I francesi, ho detto apposta. Allora, l'idea era, immaginiamo se fosse diventato il comando della finanza, era veramente una fortezza chiusa, sbarrata con le telecamere, che sarebbe stato una specie di ulteriore mostro in un quartiere già degradato. Quindi l'idea fondamentale era quella nostra e anche della provincia, che il centro, l'edificio diventasse un momento di passo, di comunicazione con tutto quello che gli stesse. Intanto le 4 strade adiacenti
fatte in maniera molto degradata e che si spera abbiano l'impulso da questa restauro per ripartire sui nostri terzi. E poi diventare una, veramente un luogo di passo, di comunicazione con tutto quello che gli sta attorno, cioè ovviamente San Marco, l'Accademia, la Basilica San Lorenzo, le Cappelle Medici, no? Diventare cioè un'interconnessione per i cittadini, per chi passa e per i turisti, alternativa al canale principale che è stazione Panzani, Cerretani, Duomo, che è diventata una specie di tapirulana veramente, quindi un'alternativa che smisti anche il traffico pedonale, non solo, e lo diriga verso appunto i valori culturali e gli ambienti che stanno in quel quartiere. Per questo decisivo è sempre stato per noi che la soluzione prevedesse un ambiente in qualche modo aperto e fortemente comunicante, sia sul piano urbanistico e materiale, sia sul piano appunto dei contenuti, cioè appunto con esiti di tipo culturale, artistico, eccetera, che lo colleghino, naturalmente anche commerciale, ma in maniera ridotta, o comunque non principale, perché ricordiamoci che prima del piano strutturale si parlava di un grande supermercato, si parlava di cose di questo tipo, insomma, in modo che fosse in collegamento. E niente, la chiudo perché vedo che la Francesca mi fa più piaccia e dico che insomma questa presa della Bastiglia che è durata 24 anni invece di 3 giorni come a Parigi nell'89, ecco, speriamo che abbia valso la pena e gli sforzi di tutti e di essere di fronte alla svolta. Gioco forza un po' veloce, ma come dire, faremo un'altra puntata e ci immergeremo in questa lunga storia in maniera anche un pochino più approfondita. Comunque grazie davvero per questo ricordo così anche vivo e molto sentito. Abbiamo sentito parlare del futuro di Sant'Orsola e della partecipazione così importante dei cittadini, della cittadinanza, perché questo luogo ritrovasse e ritrovi una sua identità. Veniamo ora invece ad un'altra realtà, che è San Barnaba, che è esattamente l'isolato a fronte dalla parte di Via Panicale e che è vicino a entrambi questi due luoghi, diciamo questi due monasteri. All'inizio poi si distanziano notevolmente, qui arriva la manifattura dei tabacchi, mentre San Barnaba si avvia ad un declino e a una totale trasformazione. Ricordo, e mi fa piacere che anche Alessandro Savorelli l'ha ricordato, che nel 78 su commissione dell'Opera Universitaria si era prodotto un progetto, analisi di un contenitore e metaprogetto di una funzione urbana, con la quale si prevedeva per Sant'Orsola la destinazione ad alloggi e servizi per studenti. Devo dire oggi quasi paradossale, no? Parliamo molto di questo tema. Come sappiamo quel progetto non fu mai realizzato, ma l'elaborato ci consente, e nell'ottica di questa mia ricerca e studio che spero veramente prima o poi possa avere anche un futuro proprio editato. Questa è una zona che via Panicale si delinea il percorso della nostra chiacchierata proprio attraverso queste quattro strade e mi fa piacere riprendere ciò che diceva Alessandro prima, che una delle grandi trasformazioni e del coinvolgimento di questo ambiente, di questo complesso all'interno del quartiere potrebbe riaprire le quattro porte sulle quattro strade. Io invito a ricordare ai fiorentini la grossa differenza, io almeno l'ho vissuta così, che ha fatto l'apertura delle porte di Palazzo Strozzi. Tutti noi abbiamo vissuto, nel mio caso per molti decenni, in questa città e Palazzo Strozzi aveva un suo ingresso principale che era quello sulla piazza Strozzi.
quando arrivò James Bradburn iniziò, diciamo, la sua attività espositiva per il palazzo, una delle prime iniziative fu l'apertura delle quattro porte, e devo dire, secondo me, ha fatto una grossa differenza, perché siamo tutti portati ad entrare, al di là del prendere un caffè piuttosto che andare al gabinetto PSE o altro, però le quattro porte aperte ha sicuramente comportato una vera apertura alla città, e in questo caso penso che potrebbe veramente essere lo stesso. Questo è per Bergamo, naturalmente. Quindi questa crocevia di strade ha avuto un'importante cesura causata dall'alluvione del 66, ovviamente molti di noi se lo ricordano, e poi negli anni 80 del Novecento l'arrivo della comunità persiana a seguito della cacciata dello Shah durante la rivoluzione islamica del 79. E questo ha proprio cambiato il volto di queste strade. Gli anni 2000, la variegata contaminazione multietnica e multiculturale. Ecco, questa è un'immagine che ci rende chiarissimo il grande complesso di Sant'Orso dove noi ci troviamo, e vediamo in alto sulla destra invece la prospettiva della facciata di San Barnaba, e si intravede non tutto il complesso ma la parte prospiciente via Panicale e anche quella corte, che poi vedremo qual è lo stato attuale. Sant'Orsola e delle sue prospettive future ne ha parlato Morgan. Vorrei quindi approfondire un attimo il complesso di San Barnaba. Nel 1350 degli Agostiniani, poi Carmelitani, e dal 1522 delle monache carmelitane, la cui chiesa è oggi sede della comunità cattolica filippina. San Barnaba è officiata appunto dai filippini. Tornando agli anni che seguirono, quel 1208, nel convento carmelitano è molto ricca la documentazione conservata presso l'archivio storico del comune, e alcuni disegni ci restituiscono ovviamente un'immagine di questi spazi. Fra l'8 e il 10 sono databili le paiante delineate dall'ingegnere architetto Giuseppe Del Rosso del piano terra e del piano superiore del monastero, compreso, questa è un'altra veduta aerea, Sant'Orsola e San Barnaba, e qui ecco le due immagini dei due complessi, a sinistra vediamo San Barnaba, a destra Sant'Orsola. Ecco, questa è la pianta del piano terreno del complesso di San Barnaba in questi anni, praticamente appena successivo alle soppressioni. Al piano terra, cioè il monastero appunto, è delimitato dalle vie Palagetto dell'Acqua, quelle che sono indicate in questo disegno, che è via Guelfa, dei Maccheroni, la via Panicale, delle Marmerucole, la via Chiara, e Tedesca, che è l'attuale via Nazionale. Ancora integri i volumi conventuali, di cui sono ben leggibili chiostri, refettorio e tanti ambienti monastici che si sviluppavano lungo l'attuale via Guelfa a seguire l'edificio della chiesa. Come si accennava, sarà nel secondo decennio del secolo che inizierà la decadenza del convento, unito alla chiesa nella dedica a San Barnaba, nel 11 giugno 1289, il ricordo della vittoria dei Guelfi fiorentini a Campaldino. Nell'aprile del 1815 i deputati agli alloggi militari decidono di abbandonare il convento, minaccia rovina, ed è quindi inidoneo all'accasermamento delle truppe, che saranno trasferite in Santa Maria Novella. La presenza della soldataglia lascerà però un segno profondo in questi ambienti, servito per caserma e per la massima parte devastato ed inabitabile. Così lo descrive l'architetto Veraci nel 1822, quando la proprietà è della marchesa Lucrezia Pecori, vedova Lamanni, che lo concederà gratuitamente come ritiro di povere fanciulle. Quindi questi sono i passaggi del complesso di San Barnaba. 20 anni più tardi, ad alzare il velo su questi luoghi, sarà Fantozzi, autore della prima pianta geometrica della città di Firenze. L'architetto nelle sue note nomina Giovanni Niccolini, acquirente di San Barnaba, il quale, avendo fatto acquisto del monastero, sto citando, nel 1831, lo ha fatto ridurre ad usi diversi e specialmente per studi di artisti.
di queste trasformazioni sono ancora visibili ad oggi. Questo è il primo piano invece del complesso di San Barnaba, sempre 1808-1810, e qui vediamo la ripresa, ringrazio Giovanna Curzi perché l'ho fatto da casa sua, la ripresa da Via Nazionale verso l'interno di San Barnaba, quello che è attualmente, come dire, abbastanza oscurato dagli edifici di Via Nazionale e poi quelli che sono di lato, e invece vedete questa serie, queste strutture, questi volumi, queste grandi finestre che sono giusto appunto gli studi d'artista. Nella descrizione, quando si parla dell'acquisto da parte di Giovanni Miccolini nel 1831, si legge: ingresso esterno per la parte di via Maccheroni, loggiato interno, corte, orto, refettorio, cucina, dispensa, scaricatoio ed altre stanze per usi diversi, chiesa, sacrestia, più trapassi e corridori. Sopra vi sono diverse camere, stanze per usi diversi, uno stanzone a tetto, sale, terrazze, soffitte e quartiere per il cappellano. Ma in questi anni il cenobio di San Barnaba era ben noto in città per le sue residenze artistiche. Nel 1841, infatti, la guida edita dal Piatti, come dono ai partecipanti del terzo congresso degli scienziati italiani tenutosi a Firenze nel settembre 1941, nel convento di questa chiesa, ridotto ad uso di private abitazioni, hanno il loro studio parecchi artisti. Sappiamo che lo scultore Giovanni Dupré, affittuario del Miccolini, aveva più uno studio posto nella parte retrostante la chiesa, fra la via Tedesca e via del Palagetto dell'Acqua, quindi pensate all'angolo via Nazionale via Guelfa. E il Miccolini, proprio a causa dell'esecuzione di alcuni lavori abusivi, entra in contrasto con la municipalità. Secondo una supplica del Miccolini, infatti, si manifesta l'esigenza di continuare a fabbricare sulla via Tedesca. Ecco, questo è il complesso di cui si parlava prima, con tutti i chiostri e annessi, di cui c'è l'elenco. Ecco. Si manifesta l'esigenza di continuare a fabbricare sulla via Tedesca altre botteghe con gli impostoni per la parte di fuori, in modo da consentire la simmetria di tutto il fabbricato e maggiore spazio e miglior luce avrebbero gli artisti, pittori e scultori. Allora, qui siamo qualche decennio successivo, siamo negli anni 80 di questa fotografia. Però vedete, questa è la prospettiva di Via Nazionale con giusto appunto ancora gli impostoni di fuori che consentivano ovviamente di avere maggiore luce e apertura e spazio all'interno andando in qualche modo sulla pubblica via. Per questo la municipalità fa una lunga contestazione al Miccolini. E ancora il Miccolini afferma che in detto muraglione dell'orto di aver costruito altre botteghe che vengono a formare un regolare disegno architettonico con il restante del fabbricato, in modo da dare un maggiore lustro in quest'angolo di città, ove prima non era che una mascia di sassi. Sono i primi segnali di una via nazionale, allora denominata Tedesca, pochissimo battuta da cavalli e carrozze e di una dimensione di 14 braccia circa. Alcuni decenni più avanti diverrà la zona commerciale con laboratori e officine e prenderanno queste il posto inevitabilmente delle botteghe e degli studi d'artista. Nel 1852 la realtà del complesso non è molto cambiata. Il pittore mercante inglese William Blunder Spence ne parla nella sua guida alla città dei Granduchi, in realtà il titolo inglese è The Lions of Florence. Descrive questo contesto come un vivaio di artisti. Un cenno particolare merita la pubblicazione, che è uno dei pochi esempi dove alla metà dell'Ottocento viene dato spazio agli atelier presenti in città. Spence, in pieno Tuscan Revival, accompagna i connoisseur e i mercanti d'arte alla scoperta del patrimonio, ai numerosi studi d'artista e quindi ai potenziali giacimenti da dove acquistare e a cui attingere per i ricchi stranieri. In San Barnaba Spence scrive che oltre agli artisti che vi risiedevano abitualmente vi sono diversi forestieri che vi aprono en passant i loro atelier, quindi un insieme variegato e vivace. La trasformazione dei luoghi era iniziata da alcuni anni, a
partire già dagli anni 30, quando vi lavora lo scultore Emilio Demi e così numerosi altri di cui abbiamo notizie, fra cui Zanobi Canovai, Stefano Ussi, Giuseppe Marchettini e Enrico Pollastrini. Gli studi, come abbiamo detto, furono realizzati da Giovanni Niccolini a seguito del suo acquisto nel 1831 e ci riportano ad anni di Boemia, oltre gli artisti al lavoro, fasti e grande attività dai numerosi risvolti internazionali dello studio Fantacchiotti, che aveva sede al piano terra. Qui vediamo un alzato di San Barnaba e di nuovo, per rendersi l'idea del complesso, vediamo quella corte in alto sulla destra, lato della facciata di San Barnaba. Ecco, questa è la situazione attuale, questa è via Panicale con il cancello di ferro sulla destra che è l'accesso all'ex complesso di San Barnaba, e questo è il cortile interno con le varie soprastrutture di cui avevamo sentito e letto già nell'Ottocento, come ricordate in quei passi che ho citato. Ed ora veniamo allo studio Fantacchiotti Gabrielli nel piano terreno del complesso di San Barnaba. Qui è un laboratorio di scultura a tutt'oggi ben riconoscibile nelle volumetrie degli ex spazi conventuali al piano terra, a sinistra entrando, ed ha ospitato nell'attività protrattasi per oltre un secolo tre generazioni di artisti: Odoardo, il figlio Cesare, e Donatello Gabrielli. Facile il confronto con lo studio di Lorenzo Bartolini, poi di Pasquale Raffaello Romanelli, situato nella chiesa dell'Arcangelo Raffaello in Borgo San Friano. Questo per dire che il riuso degli spazi non è una novità, è un unicum ovviamente di San Barnaba. Altri edifici conventuali erano ex conventuali, avevano ospitato già dal primo Ottocento studi d'artista, si pensi al dormitorio nuovo dei frati in Santissima Annunziata, trasformato dal progetto del napoleonico di Cambredigny, Santa Caterina in Piazza San Marco, dove avrà sede il Conservatorio di Arti e Mestieri. Come già detto, la vicinanza agli ambienti dell'Accademia fa sì che in San Barnaba ci siano anche proprio degli studenti temporanei. Gli artisti prendono lo studio per un periodo o semplicemente per fare dei lavori. E tutta quest'area, allargandosi verso la vicina Piazza Indipendenza, diventa sede di numerosi atelier, Via di Barbano, San Gallo, lasciando quindi da parte la scelta dei macchiaioli verso l'esterno della città piacentina, si arriva addirittura agli edifici costruiti proprio a scopo di studi d'artista, Porta Pinti oppure in Viale Milton, i palazzi dei pittori. Ecco una panoramica, questa è una foto d'epoca ovviamente in cui si vede l'ingresso del laboratorio Fantacchiotti, e questo è lo stesso ingresso in questo momento, riconoscete il campanello sulla destra, ecco, e poi ho preso solo qualche piccolo frammento di questi ambienti che però sono in buone condizioni. Questi sono praticamente il lavabo con le cannelle che ovviamente utilizzavano gli scultori formatori durante la loro attività. E ecco alcune foto d'epoca. Ringrazio Valentino Gabrielli, che è qui con noi stasera e che è l'erede dello studio Fantacchiotti attraverso suo nonno Donatello Gabrielli, e che è titolare dell'archivio Fantacchiotti Gabrielli, al quale naturalmente risalgono queste foto e tanti documenti. Non solo lo studio Fantacchiotti, ma torniamo agli spazi proprio quelli occupati dagli scultori Fantacchiotti, che rimangono in questo luogo fino al 1966, al dopo alluvione. Aiuta molto a capire la comprensione e la storia di questi luoghi. Lo studio si appresta, dopo destinazioni le più diverse dagli anni 60, parlo del 67 quando fu lasciato da Gabrielli, ha avuto destinazioni le più diverse. Attualmente invece si appresta a diventare, grazie all'artista Ottavio Troiano, anche lui qui con noi stasera, che lo ha acquistato di recente e che lo destina di nuovo alla sua originaria destinazione, o almeno alla destinazione ottocentesca, cioè quella di un atelier d'artista.
e questo credo sia un grosso risultato per luoghi che spesso perdono identità, perdono veramente dimensioni e tutto. Non solo questi insieme di ambienti studio occupava gli spazi conventuali, vicino a dove si modellava quella creta e si scolpiva il marmo, l'antiquario Salvatore Romano, e qui c'è invece un'immagine dei restauratori Benini, una famiglia di restauratori che lavora per alcuni anni all'interno di San Barnaba, e questa è un'immagine, diciamo, di repertorio. Ecco, invece, vicino appunto a dove si scolpiva e si modellava il marmo, l'antiquario Salvatore Romano e poi il figlio Francesco tenevano un deposito, ancora oggi di proprietà della famiglia di Romano, alcuni dei quali sono antiquari loro stessi, dove transitavano i pezzi della loro raccolta di sculture, frammenti lapidei, decorazioni architettoniche, che testimoniano ancora una volta la vicinanza fra artisti e antiquari in questo melting pot di cui Firenze è tuttora sede privilegiata. Concludo questo rapido excursus sull'ignorato ex convento di San Barnaba con l'augurio che la rinascita di queste strade, grazie ai lavori in Sant'Orsola, possano accendere un faro su Via Panicale e le strade che compongono i margini del più, uno dei più illustri quartieri di Firenze, cioè quello di San Lorenzo. Grazie.